E bella a tutti ragazzi, sono il Cilibra che sono qui oggi, tornato con non so il numero dell'episodio, comunque sono andati con un altro video in cui vi mostro tre giocatori da utilizzare per lo sniping in questo momento. Sono tre ottimi giocatori, provateli e poi fatemi sapere. Prima di iniziare però vi ringrazio perché gli ultimi due video di FIFA sono andati veramente veramente benissimo, cerchiamo anche oggi di arrivare, facciamo a 75 likes. Per altri episodi di questo genere. Quindi nulla raga, possiamo partire anche perché è tardissimo, è mezzanotte più o meno. E vorrei cercare di riuscire a andare a dormire a un orario decente. Quindi ve lo registro. Tra l'altro sono già in pigiama stiloso. Comunque, fa lo stesso. Allora raga, partiamo subito con il primo giocatore che ho provato in sti giorni qua ed è molto utile ed è Marlos. Marlos mi pare sia l'esterno destro dello Shakhtar. È un ottimo giocatore da utilizzare, ha un prezzo che si gira mi pare intorno ai 1000, sì, vedete 1600 più o meno, anche un po' di meno, 1400 si vende entro 5 minuti, quindi considerando che 1400 ci sono più o meno 75 di tasse, saranno tipo 71-72, possiamo tranquillamente metterci a 1300 e bisogna imparare da lì tutto in giù. Raga, ricordo che se qualsiasi persona mi dica non metterti a 1300 che ci guadagni solo poco, pensate che esce a 1300 ma esce anche a tanto di meno. Può uscire a 1000, può uscire a 1100, può uscire a 1200, quindi non vuol dire che se mi metto a 1300 mi faccio solo così pochi crediti, perché mi esce a 1300 sì e se mi esce a 1300 mi faccio pochi crediti, però esce anche a 1200, 1100, 1950. Cioè, raga, non preoccupatevi. Allora, raga, partiamo subito. Faccio i soliti 100 tocchi e poi vediamo quanto riusciamo a prendere. Considerate che adesso non è l'orario adatto, però proviamo a prenderne qualcuno, raga. Non so quanti ne usciranno perché l'orario non è ottimale. Però proviamo a prenderne qualcuno. Voi provate ad orari decenti, quindi durante il pomeriggio, tipo dalle 2 alle 4 è l'orario perfetto, o dalle 2 alle 6, va bene, è l'orario migliore. Tra l'altro, raga, io ultimamente non sto giocando tanto a FIFA, sto. Ogni tanto vado per fare qualche partita, però sniping non lo sto facendo ultimamente. Anche perché non ho più tanto bisogno, però questi video qua continuo a farveli perché vedo che comunque vi piacciono e so che magari gente non ha tanto tempo quanto ne avevo io per fare crediti e quindi magari ha bisogno di fare crediti subito. E allora vi faccio vedere questi metodi qua. Tra l'altro non ne sta uscendo uno, non so perché. Oggi pomeriggio me ne uscivano a miliardi. Adesso vabbè che quest'ora qua ci sta. Però almeno due o tre da farveli vedere. Però no, non vuole uscire adesso, raga. Chissà perché non esce, raga. Andate a capire. Comunque voi, raga, provatelo durante gli orari pomeridiani e esce veramente spesso. E esce anche, essendo un giocatore non utilizzato da nessuno, esce anche tipo a 900 perché la gente non sa quanto costi, allora lo mette a 900 random sulla fiducia. E quindi questi giocatori qua un po' sconosciuti sono i migliori in realtà. Voilà. Credo, ero convinto di averlo preso e invece no. Dai, questo come ho fatto a non prenderlo questo? Bellino. Ah, raga, non c'è più rispetto. Comunque vedete che esce a 1200, esce a 1100, esce. Raga, non preoccupatevi, mettetevi a 1300 o a quanto sta per voi, perché i prezzi cambiano durante il giorno. E sniperate, mettete il filtro al massimo che si possa mettere. Ovviamente dovete mettere che ci guadagnate un minimo, però. Allora, raga, io i 100 tocchi li ho fatti, ne ho fatti anche 108 e nulla raga, io purtroppo non posso registrare solo questi orari qua perché ho casa libera, cioè ho camera libera solo a questi orari qua, quindi io purtroppo faccio quello che posso, comunque voi provate durante il giorno che sono veramente veramente assurdi questi giocatori qua. Purtroppo non so perché non è uscito, cioè pensavo, ok, credevo non uscisse così tanto come esce durante il pomeriggio, però non credevo così poco. Comunque raga, il secondo giocatore è Moussa Dembélé. Raga, scusate un attimo, ma è arrivato mio fratello, quindi devo andare a rispondere. Comunque, Ousmane, Moussa Dembélé che ha un prezzo intorno ai 3000. L'ha si è alzato? Allora, si vende a 3700, no? 3900. Ok, 3900 si vende subito, quindi considerando che ci sono 150 di... No, scusate, 200 di tasse. Mettetevi a 3700. Sì, no, 3800. 3600 almeno. Facciamo i 100 tocchi anche se purtroppo a quest'ora qua penso che non ne usciranno veramente pochi. Però raga, fidatevi, questi giocatori qua sono da provare durante pomeriggio. Io purtroppo non posso registrare perché lavoro e studio durante pomeriggio, quindi purtroppo non riesco a farveli vedere durante pomeriggio. Però
visto che comunque quelli che io vi faccio vedere sempre questa ora qua, però poi li provate durante il pomeriggio e mi dite sempre che funzionano bene, quindi fidatevi anche di questo. Oh raga, non ne escono più. Cioè raga, sono finiti. Vai a capire perché non ne escono più. Cioè, fino ad oggi pomeriggio ne uscivano a miliardi. Aiuto! Ma com'è possibile che non l'abbia preso? Cioè, questo qua è veramente assurdo. Cioè, nel senso, più veloci di così non si poteva fare. Vabbè. Vai a capire. Mi dispiace potervi fare solo a quest'ora qua i video, però purtroppo non riesco a fare altrimenti. Perché lavorando e studiando e avendo anche una famiglia di 6 persone, quindi non posso registrare durante il pomeriggio. Cioè, nel senso, non ho proprio il wifi libero, non ho niente libero. Camera, casa, niente. Quindi posso solo registrare queste ore qua. Infatti mi sono comprato il faletto apposta. Mi dispiace, raga, voi provate durante il giorno, io faccio il possibile. Comunque, raga, questi giocatori qua li provo durante il giorno e funzionano veramente un sacco. Io purtroppo i 100 tocchi li ho fatti. Voi provate durante il giorno e fatemi sapere. Allora, raga, il terzo giocatore è Tyson. Torniamo appunto in Russia. E, raga, guardate che giocatore qua. Questo qua esce veramente spessissimo. Ha un prezzo intorno a... si è abbassato in realtà. Allora, 1100. E là, si è abbassato così tanto. A 950 si vende subito. Quindi considerato che ci sono meno di 50, possiamo metterci a 900 e sniperare il più possibile. Facciamo 100 tocchi. Lui potrebbe uscirvi tranquillamente anche a 850, 800, robe del genere. Sì, comunque, questo qua si snipera molto più facilmente rispetto agli altri. Questo qua ha anche un orario non decente, come mezzanotte, si snipera tranquillamente. Quindi con questo qua potete fare veramente tantissimi, tantissimi crediti. Mi dispiace che non, gli altri non siano usciti perché durante il pomeriggio escono veramente un sacco. Però, purtroppo, non posso fare altrimenti. Sa, ma raga, sono tutti timidi oggi che non escono. Vabbè che oggetti sul mercato non ce ne sono tanti, però in teoria niente raga, oggi va così, oggi va proprio non so perché. Comunque raga, nel gruppo Telegram poi fatemi sapere, provandoli durante il pomeriggio, fatemi sapere cosa, cioè, cosa trovate, perché boh, non riesco a capire sinceramente. Raga, sembra una barzelletta. Niente raga, i 100 tocchi li abbiamo fatti, non so perché ne stiano uscendo così pochi, però raga ci adattiamo. E nulla raga, cerchiamo di arrivare a 75 likes come di solito e nulla raga, ci vediamo al prossimo video.